Ok, ci siamo. Allora, io sono Alessandro e vi parlo di Arduino. E, Federico vi ha già nominato durante la sua presentazione, adesso scopriamo che cos'è questa cosa. Ok, allora, la definizione che vedete qui è stata presa pari pari dal sito arduino.cc, perché vi sono un paio di termini interessanti in questa definizione che adesso volevo andare a spiegarvi. Allora, quindi di fatto Arduino è una piattaforma per fare sviluppo di circuiti elettronici e l'idea è che sia facile da utilizzare e utilizzabile anche da non informatici, artisti, designer o hobbisti, diciamo, quindi un oggetto per fare anche hobby, per creare di fatto oggetti o ambienti interattivi. Di questa definizione due sono le parti che ci interessano. La prima è una piattaforma per costruire prototipi open source. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi avete sicuramente sentito parlare di open source da un punto di vista del software, ok? Alcuni di voi utilizzano Linux, forse alcuni di voi sicuramente spero che utilizzino browser come Firefox che è open source, oppure Chrome che è in parte open source, o Office, LibreOffice e tanti altri software libero. Succede che c'è anche l'hardware libero. Allora, cosa succede? L'idea dell'hardware libero qual è? L'idea è di rendere disponibile sotto una licenza libera, che può essere Creative Commons piuttosto che le stesse licenze che utilizziamo per il software, anche l'hardware, in particolare il design dell'hardware, quindi il design del circuito, il design della piattaforma. Voi potete andare sul sito arduino.cc e troverete gli schemi dei circuiti elettronici che vanno a formare la piattaforma Arduino, per esempio, e anche altri componenti, diciamo, che fanno parte del mondo Arduino e di cui parlerò tra un attimo. E il software che è installato all'interno di questi dispositivi è anch'esso rilasciato sotto licenza libera. Cosa vuol dire? L'Arduino, esattamente come qualunque altro tipo di dispositivo elettronico che acquistate, le schede video, le schede audio per i vostri computer, qualunque altro dispositivo, ha precaricato al suo interno quantomeno una parte di software che si chiama firmware, che si occupa della gestione, diciamo, a basso livello, per esempio della comunicazione, se avete una scheda video, tra la scheda video e il vostro computer. Al di sopra di questa possono esserci installati anche dei software di livello un po' più alto, che non è detto che voi abbiate a che fare in prima persona con questo software, ma sicuramente il vostro computer, il vostro sistema operativo deve interagire con questi. Anche questo software preinstallato sull'Arduino è rilasciato sotto licenza libera ed è possibile installare sull'Arduino, per esempio, un altro firmware, proprio perché avendo disponibile, diciamo, come fatto quello già installato, è possibile costruirne alternativi, e anche di questi poi vi nominerò un esempio tra poco. È possibile costruire delle alternative compatibili con l'Arduino. Sull'Arduino si possono costruire dei programmi e sviluppare dei programmi e installarli ed eseguirli, questi programmi sono costruiti utilizzando un certo ambiente di programmazione e utilizzando un certo compilatore e determinate caratteristiche. È possibile costruire ed esistono delle alternative ad Arduino, con nomi più o meno variegati e con caratteristiche magari leggermente differenti, su cui è possibile installare i programmi esattamente come sono stati creati, nella stessa modalità con cui si sviluppano e si installano sull'Arduino. Da notare che per l'hardware vale l'accezione free as in speech, cioè per il software abbiamo la distinzione del gratuito, che è in realtà un gioco di parole che deriva dall'inglese, e in questo caso si intende software libero e non necessariamente software gratuito. Per l'hardware questo vale ancora di più, poiché mentre con il software, in linea generale, il software libero è quasi sempre anche rilasciato gratuitamente, vedi Firefox per esempio, per l'hardware, ok, viene rilasciato come hardware libero, ma non gratuito, dato che essendo hardware, quantomeno vi devono far pagare la spesa per i componenti che hanno utilizzato per costruire il circuito. L'Arduino lo trovate in vendita, diciamo, a partire dai 20-25 euro, quindi comunque avete un costo di base.
e quindi è il caso di sottolineare il fatto che sì, ok, avete un costo di base, ma si tratta comunque di hardware libero, quindi con le caratteristiche ricordate qui sopra. Qui in basso vedete un logo Open Hardware, dato che esiste un movimento che si sta occupando del creare un manifesto per l'hardware libero, di questo movimento fa parte anche gli stessi sviluppatori di Arduino, che sono italiani, e questo logo è quello che è stato scelto per questo movimento, ed è una notizia tipo di stamattina, mentre preparavo le slide, leggendo il blog di Arduino, appunto hanno parlato di questo logo. C'è una serratura sull'hardware libero. Un conference, diciamo, per scegliere quale logo utilizzare per l'hardware libero. Ok, qual è l'hardware dell'Arduino quindi? Allora, l'Arduino utilizza un AVR 8-bit, come quelli di cui vi ho parlato, che vi dico. Sopra la scheda Arduino avete tutta una serie di, diciamo, di componenti. Abbiamo innanzitutto un circuito USB2 serial. Di fatto voi connettete l'Arduino al vostro computer tramite un cavo USB e il computer riconosce l'Arduino come una periferica seriale, esattamente come faceva per esempio per le schede che vi ha mostrato prima Federico. E sull'Arduino vi sono tutta una serie di pin, quindi tutta una serie di ingressi e uscite che potete utilizzare per leggere dati da componenti hardware, oppure scrivere dati su componenti hardware. Il circuito che c'è qui e di cui parlerò tra un attimo, per esempio, io utilizzo le uscite per scrivere su uno schermo LCD. Se avete un sensore per esempio di luminosità o un sensore di temperatura come quello che c'è nel sistema BITS di cui vi è stato parlato prima, potete utilizzare uno degli ingressi per leggere appunto il valore di temperatura letto dal sensore. Esistono tutta una serie di accessori più o meno ufficiali, sviluppati da diverse, diciamo, aziende o compagnie che vendono tra le altre cose all'Arduino. E in particolare qui vi ho visualizzato alcuni dei cosiddetti shield, che sono di fatto delle schede compatibili con l'Arduino che estendono le sue funzionalità. L'Arduino in sé per esempio non ha una porta di rete. Se voi volete costruire un server web come questo qui, avete bisogno di, o vi costruite voi un circuito che gestisca la rete se ne avete le capacità, oppure potete comprare una scheda Ethernet che vi fornisce appunto una porta USB. Il Wave Shield, come potete immaginare, è una scheda che gestisce la riproduzione di audio, quindi lo potete collegare a un altoparlante, potete caricare dei file Wave su una scheda micro SD come quelle per i cellulari, e l'Arduino sarà in grado di riprodurre questi file sonori. L'XB è una cosa un po' particolare, implementa dei protocolli di rete diciamo un po' particolari utilizzati per fare delle reti wireless, delle reti di sensori, che sono un'applicazione un po' particolare. La seconda frase interessante della definizione di prima è che l'Arduino è stato fatto per artisti, designer e hobbyisti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'idea è che deve essere facilmente utilizzabile, ok? Perché un artista, designer, non necessariamente hanno delle conoscenze informatiche che gli permettano di, per esempio, sviluppare di fatto sviluppare le cose del calibro di quelle che vi ha mostrato Federico prima, ok? Allora, lui è informatico, noi siamo informatici e quindi abbiamo un'idea di come farlo. Sicuramente un artista o un designer non ha idea di come fare questo genere. Non è necessario una laurea in ingegneria elettronica, mi dispiace, ci sono gli elettronici qui, ma non è necessario in questo caso la loro preparazione, diciamo, per utilizzare una scheda di questo tipo. Come si fa a scrivere un programma per l'Arduino? Si utilizza il cosiddetto wiring. Wiring è una libreria C++. Di fatto vi permette di scrivere delle applicazioni in maniera semplificata rispetto a dover scrivere dei codici C++. Nel senso che di fatto si tratta di scrivere, avete tutta una serie di comandi a disposizione semplici che vi dicono per esempio leggi un dato da questo ingresso e scriverlo in questa variabile, oppure scrivi in questa uscita questo valore, oppure scrivi questo testo sull'LCD, oppure non lo so, scrivi questo file sulla scheda micro SD. Quindi dei comandi estremamente semplificati, e viene di fatto risparmiata gran parte della complessità solita del C o C++.
esiste un ambiente di sviluppo, naturalmente quelle applicazioni, e lo vediamo tra un attimo, è stato preso in prestito da Processing. Processing è un altro linguaggio che è stato fatto per rendere semplice di nuovo ad artisti designer, per rendere a questi semplice la creazione di effetti grafici da mostrare, per esempio, durante, non so, qualche esibizione, qualche, per creare degli ambienti con delle animazioni, diciamo, senza doversi imparare un linguaggio di programmazione di fatto. Il Processing ha dei comandi tutti particolari per creare, per esempio, non so, uno schermo con dei colori, oppure per creare delle sfumature, comunque tutte cose che non ci interessano in questo caso. Ciò che ci interessa invece è questa schermata qui. Questo è l'ambiente di sviluppo, è un po' in piccolo, dopo lo vediamo comunque nella demo che vi faccio vedere. Questo è l'ambiente di sviluppo, di fatto avete la parte centrale in cui scrivete il codice, questo è l'esempio per accendere e spegnere un LED, è tra gli esempi che trovate quando installate questo ambiente di sviluppo. Di fatto i comandi sono estremamente semplici, di fatto non fate altro che dire al programma, ok, l'uscita, il pin 13 sulla scheda, voglio utilizzarlo come output perché il LED naturalmente è l'uscita, perché non potete leggere un dato da un LED, e poi dite semplicemente ok, accendi il LED scrivendo high sul pin 13, aspetta un secondo, 1000 millisecondi sarebbero, scrivi low, quindi spegni il LED, aspetta altri 1000 millisecondi, aspetta un altro secondo e ricomincia. Quindi di fatto questo accende e spegne un LED una volta al secondo. Un paio di esempi di applicazioni. Allora, la prima di cui voglio parlare è questa che è presente qui. Allora, la mia idea in questo caso, siccome ho acquistato tutta una serie di fatto, è stata un'applicazione che ha voluto mettere insieme diversi componenti che avevo acquistato. In particolare io qui sono installati due LED, uno rosso e uno verde, la scheda Ethernet, quindi ho una porta Ethernet e la scheda Ethernet mi permette anche di leggere file da una scheda micro SD e uno schermo LCD, 4 righe per 20 colonne. Ho voluto provare a mettere insieme tutti questi componenti. Quindi che cosa succede? Succede che nel momento in cui io accendo questa scheda, quindi la collego al computer, la scheda Arduino si alimenta tramite o la porta USB o un alimentatore esterno, se avete un alimentatore esterno, in questo caso tramite la porta USB. Nel momento in cui io la collego, l'Arduino si accende ed inizia a fungere da web server, quindi ha un IP, io posso connettermi a questo server e vedere il sito che ho salvato all'interno della scheda micro SD. Quindi di fatto il mio computer comunica con la scheda Ethernet comunica con l'Arduino, l'Arduino spedisce naturalmente al computer i file che io gli richiedo, nel frattempo accende i due LED, accende il LED verde se il sito che io ho richiesto esiste, accende il LED rosso se il sito che io ho richiesto non esiste, e scrive sull'LCD quante richieste sono andate a buon fine, quante richieste sono fallite e da quanto tempo è acceso questo server. È un circuito piuttosto semplice, anche il programma che vi faccio vedere tra un attimo nell'ambiente di sviluppo in realtà se volete è un programma un pochino complicato, in realtà io non l'ho scritto completamente da zero, ho preso diversi esempi esistenti su internet. Di fatto per qualunque componente che voi troviate su internet, per qualunque componente venduto diciamo dalle stesse persone che vendono anche l'Arduino e in linea generale per un gran numero di componenti trovate degli esempi già fatti. Per esempio esisteva già un esempio che creava un server web, esisteva un altro esempio che leggeva dei file dalla scheda micro SD, esisteva un altro esempio che mostrava come scrivere sull'LCD. Io ho messo insieme queste cose e ho creato questo piccolo server. Se volete, questo piccolo server non è esattamente un server performante, nel senso non potete pretendere di farci girare sopra un sito web da 1 milione di accessi al secondo, però anche perché l'accensione e lo spegnimento dei LED, perché affinché si vedano ho messo dei ritardi di qualche millisecondo e quindi non è esattamente rapido, lo vediamo tra un attimo, però funziona, nel senso è stato un esperimento se volete piuttosto carino che mi ha fatto anche scoprire come se si cerca di fare una programmazione un pochino più approfondita di un processore come la VR
bisogna stare attenti alle risorse che si utilizzano, altrimenti il sistema diventa un attimino affossato, diciamo, dato che le risorse sono piuttosto scarse. Un secondo esempio carino con cui che ho provato è stato produrre dell'audio in base agli input che avevo con i sensori. Allora, io avevo dei sensori montati su una scheda Arduino, non questa ma un'altra che ho a casa. Questi sensori, di fatto, ho provato prima con dei sensori di luminosità e vorrei provare con dei sensori di prossimità, di fatto producevano naturalmente dei valori. Questi valori venivano letti dall'Arduino, l'Arduino li prende e li passa a un programma già fatto su processing, che è l'ambiente di cui vi parlavo prima, il quale processing crea questa strana schermata, che è una schermata nera con una specie di punto bianco che fa un effetto di fumo, e questa traccia, diciamo, si sposta in questo schermo in orizzontale e in verticale sulla base dei valori letti dai sensori, ed è un effetto grafico carino da provare, diciamo. Nel frattempo lo stesso processing manda i valori che sono stati letti in input a C-Sound e a Jack, che sono due programmi che servono di fatto a riprodurre audio, simulano, diciamo, degli strumenti elettronici, quindi di fatto è musica elettronica da un certo punto di vista. In base ai valori che questi ricevono, riproducono dalle casse dei suoni differenti, fondamentalmente, a un volume più alto o più basso, oppure a dei suoni modificati, insomma, sulla base di alcune caratteristiche che non sto ad approfondirvi. Ed è stato di nuovo un altro esperimento carino che ha fatto vedere come sia stato piuttosto semplice mettere in comunicazione programmi già esistenti, sia il programma che utilizza in processing che crea questa interfaccia grafica, sia il programmino C-Sound che riproduce i suoni. Sono due programmi che ho provato su internet, che ho adattato un attimo in realtà che funzionasse con l'Arduino e che appunto ho messo insieme e che sono riuscito a non funzionare. Allora, vi faccio dare un'occhiata a questo server web. Allora, fatemi ricaricare questa cosa, speriamo che vada tutto in porto. Okay. Allora, questo è il sito web contenuto sulla scheda microSD. Non fate caso a quello che c'è scritto, è stato il primo sito web che mi è capitato sotto mano. È una documentazione di un progetto, nulla di trascendentale, però giusto per farvi vedere appunto che le pagine si caricano correttamente, i link funzionano. C'è una limitazione purtroppo piuttosto fastidiosa della scheda Ethernet, ed è che la microSD supporta come file system il FAT32, che è un file system tipico di Windows, ma con la limitazione sul nome dei file, di 8 caratteri e 3 caratteri per l'estensione, e quindi questo purtroppo non è il massimo, dato che al giorno d'oggi è difficile che i programmi per scrivere siti web creino siti web con queste limitazioni, che riescano a sopportare questa limitazione. In ogni caso, è stato un esperimento di nuovo piuttosto divertente. Se io, questo è l'elenco dei file che vi sono contenuti, se io scrivo, cerco di scrivere il nome di un file che non esiste, per esempio ciao, lui mi dice che il file non esiste, e se voi potreste vedere che si accendono i LED rossi su questa scheda, e nel frattempo l'LCD mi sta mostrando quante risposte positive e negative ha dato finora questo sito web. Il programmino che realizza tutto ciò è questo, ed è un programma, diciamo, abbastanza lunghetto, se volete direi che è quello più lungo che abbia mai scritto, anche se in realtà non l'ho scritto interamente io. Le statistiche qui sotto sono scritte piuttosto in piccolo. L'idea è che di fatto avete sull'Arduino 1, che è questo modello qui, è l'ultimo sviluppato da Arduino, avete 32 kB di memoria, quindi il vostro programma non può essere più grande di 32 kB, 32 e qualcosa kilobyte, e questa applicazione ne occupa più di 20. Tutto ciò per dire che appunto stare attenti alle dimensioni delle applicazioni che si costruiscono. Di fatto è un'applicazione in realtà che non ho costruito interamente io, appunto sono state di fatto un mettere insieme programmi che già esistono, ed è al momento è un esempio piuttosto complesso. In ogni caso, nel momento in cui andate a installare l'Arduino, avete, questo è un esempio, queste sono tutte le librerie dell'Arduino, in particolare
fino a qua, diciamo, sono quelle, se volete, standard. Queste sono quelle aggiuntive, che comunque trovate quasi tutte già installate. E in ognuna di queste vi sono degli esempi più o meno complessi. Per esempio, se io voglio gestire il display, questo che è un display come questi qua, che sta lì liquidi, esistono diversi esempi che mi fanno vedere come scrivere sul display. Hello World classico, che se volete possiamo anche aprire, e che è piuttosto semplice. È più complicato collegare tutti i vari pin dell'LCD all'Arduino che scrivere il programma che li utilizza, dato che il programma sono tre righe di codice. Ma come per questo esistono esempi di fatto per qualunque tipo di libreria. Ci sono gli esempi per la libreria web, ci sono gli esempi per leggere e scrivere file, e vi sono una marea di esempi su internet. Sul sito arduino.cc trovate non solo il link a sia i venditori in tutto il mondo dell'Arduino, ma trovate anche la reference per sapere appunto quali istruzioni si utilizzano, come si fa a scrivere un programma, e trovate un wiki piuttosto ampio in cui numerosissimi utenti hanno scritto come utilizzare per esempio quel particolare modello di LCD, quel particolare modello di motore elettrico, perché potete collegare anche un motore elettrico per esempio, quel particolare modello di, non so, sensore, quel particolare modello di scrittura di videocamera. Sul blog dell'Arduino vengono pubblicati quasi ogni giorno 2 o 3 post in cui vi fanno vedere alcune applicazioni carine che sono state costruite da utenti, magari con delle audio, con dei video, e direi praticamente sempre trovate anche il link sia allo schema elettrico che hanno utilizzato per collegare i componenti, sia all'applicazione, al codice, diciamo, dell'applicazione che hanno utilizzato per far funzionare appunto l'Arduino. Un'ultima cosa che volevo dirvi, giusto perché a me era capitato e avevo, diciamo, impiegato un po' di tempo per capire dove era il problema. Nel momento in cui andate a collegare l'Arduino è necessario selezionare la scheda giusta. I produttori di Arduino ne hanno create tante nel tempo, quindi vedete elencate una quindicina, ed è necessario che voi state attenti a collegare l'ultimo modello, ora dell'ultimo il modello che voi avete. È chiaro che se lo comprate oggi sarà l'ultimo elencato, però che ne so, ora dell'anno prossimo potrebbero essercene diversi. E se non collegate quello giusto, nel momento in cui andate a caricare l'applicazione sull'Arduino, questa applicazione potrebbe darvi qualche problema. Per il resto il caricamento di un'applicazione sull'Arduino è piuttosto semplice, perché di fatto c'è un pulsante upload in alto, e se voi cliccate, è lo stesso programma che c'è già caricato sull'Arduino, ma carichiamo giusto per curiosità. Nella parte più in basso lui ve lo compila. Se vi sono degli errori di compilazione vi vengono mostrati qui in basso e anche sul codice, quindi potete cercare di capire qual è il problema. Ecco, la prova è stata effettuata correttamente. Se io adesso ricarico il posto, diciamo, di pin di server e cerco di riconnettermi al sito contenuto sull'Arduino, questo si ricarica correttamente. L'applicazione, diciamo, funziona. E questo è quanto. Spero di avervi incuriosito e non so, dateci un'occhiata, ci sono diversi siti italiani che lo vendono, anche se io personalmente quasi tutti i componenti che ho preso li ho presi in realtà da siti americani. Scusi, sì. Al di là del pezzo iniziale che sia proprio l'Arduino, i componenti che costi hanno circa? Allora, l'idea del componente, però insomma per sì, sì, sì. Allora guarda, io posso dirti naturalmente quello che ho preso io. Esatto. Allora, la cosa divertente di alcuni siti, non so se lo facciano anche i siti italiani, ma dei siti americani che ho utilizzato io, è che esistono dei kit che ti vengono venduti. Di fatto ti vendono l'Arduino, l'ultimo modello in genere, e tutta una serie di componenti che ti vengono venduti insieme e ti danno, e questo se vuoi è un kit per iniziare. E ce ne sono di diversi prezzi. Per esempio quello che avevo preso io costava $50, se vuoi, vabbè, con le spedizioni tra una cosa e l'altra veniva su una cinquantina di euro, e ti davano l'Arduino più tutta una serie di LED, resistenze, i cavi,
la scheda su cui inserire i componenti, eccetera. Ne esistono anche di più costose che ti danno, per esempio, dei motori elettrici o cose di questo genere. L'LCD è costato $18, oppure, non lo so, la scheda Ethernet è costata una trentina di euro, quella l'ho comprata in Italia. Sui singoli componenti in realtà non saprei dirti, perché ammetto di non aver fatto grandi acquisti, ma alcuni colleghi qui davanti, sicuramente Federico, mi sanno dire più nel dettaglio i prezzi di altri componenti come i sensori o cose di questo genere. Grazie.